ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati. Il video di oggi è dedicato allo shopping dell'ultimo periodo e quindi adesso vi faccio vedere un po' di cosine che ho acquistato. Parto con il dirvi una cosina, insomma, che ultimamente sto pubblicando pochi video perché sono super impegnata, ve l'ho detto, però vi dico anche il motivo. Perché con Manu stiamo aprendo una toelettatura per cani. Quindi, come dire, abbiamo deciso di fare della nostra passione un lavoro, o meglio, cioè sono io che mi occuperò di questa cosa qui, nel senso che Manu mi darà una mano quando è libero dal lavoro. E è una cosa bellissima, siamo super super felici perché voi lo sapete, noi amiamo da morire gli animali e questo è un lavoro che effettivamente se non si ha una passione sfrenata, in questo caso per i cani, insomma, non è molto facile da fare. E quindi chi mi segue anche su Instagram, anzi ne approfitto per ricordarvi che sono anche su Instagram, sono sempre milcoffee1973, se vi fa piacere di seguirmi potete seguirmi anche su Instagram. Appunto, chi mi segue su Instagram ha visto qualche foto che io ho pubblicato, perché è una cosa che sta nascendo di sana pianta, quindi ci stiamo mettendo tanto amore, tanto cuore e tanto tempo, perché stiamo insomma creando un po' l'arredamento, poi bisogna seguire parecchie regole per quanto riguarda appunto il discorso sanitario, dell'igiene e tutto il resto, e quindi veramente ci stiamo impegnando al massimo, per cui la gran parte del tempo lo trascorriamo dentro il negozio, per cui ecco, veramente non ho tantissimo tempo, però ecco, ci tengo. E quindi oggi è domenica, Manu è già in negozio al lavoro, e nel senso al lavoro non abbiamo ancora aperto, però a fare gli ultimi lavori, e io sono qui, ho detto ho bisogno amore di un po' di tempo perché voglio registrare un video, e quindi eccomi qui a registrare il video haul. Poi vi volevo ringraziare tutti quanti, volevo ringraziare i nuovi iscritti perché ad oggi abbiamo superato i 1300 iscritti, cosa per me veramente assurda, inimmaginabile, quindi grazie a tutti, bacino, sono troppo contenta. Parto perché le cose che ho acquistato sono tante e non vorrei che il video durasse tantissimo per non annoiarvi. Allora, partiamo con gli acquisti che ho fatto da OVS. Io come sempre perdo gli scontrini, non mi ricordo i prezzi, quindi molto probabilmente o ve li faccio passare qui oppure ve li scrivo giù nell'info box, insomma in qualche modo farò. Allora, da OVS, sempre per quanto riguarda Instagram, insomma io ho già pubblicato le foto di questi prodottini, ho preso tutta una serie qui di mini size, di travel size di Lovea, che è questa marca insomma reperibile a quanto sembra solo da OVS qui in Italia, mentre in Francia la si trova anche nei supermercati. Ho preso questi tre prodottini che sono rispettivamente una crema mani nutriente al burro di karité. Questi sono 50 ml di prodotto, di questi ho gli scontrini, adesso vi dico i prezzi. Poi ho preso questo gel doccia alla vaniglia, eccolo qui, questi da portare in viaggio sono super comodi, e poi ho preso un latte corpo nutriente al karité, burro di karité, ma credo che sia la stessa cosa, non lo so, insomma mi correggerete voi, eccolo qui, carinissimi, super profumati. Ho usato già la crema mani ed è una crema buonissima, idratante, si asciuga perfettamente, ha una profumazione veramente eccezionale. E poi ho preso queste due, una è una maschera nutriente sempre, eccolo qui, al burro di karité, quindi è molto idratante e nutriente. E poi ho preso una crema che credo che sia per il corpo, al karité e burro di cacao. Sono troppo belline insomma queste confezioni, vi faccio vedere come si presentano, vedete? Così, profumatissime, non le ho usate quindi ecco non saprei dirvi. Adesso vi dico i prezzi di queste cosine qui. Allora, sono tutte intorno a... no, tutte, sono tutte... mi sono costate tutte 1,49€, quindi questi prodottini qui, tra l'altro, sono anche abbondanti. Queste sono un formato da 50 ml, però io credo che siano veramente abbondanti, cioè si fanno parecchie applicazioni. Queste sono tutti 50 ml, credo che siano, diciamo, delle... ci sia una buona proporzione, insomma, rispetto al prezzo. Poi, sempre da OVS... ho preso dei rossetti, ovviamente in questo video ve lo dico, di rossetti ne vedrete veramente tanti, perché boh, io non ce la faccio a resistere, i rossetti li devo comprare per forza. Allora, ho preso tre rossetti di Essence, questi qui,
adesso vi faccio vedere, credo che siano delle nuove collezioni, io con i nomi delle nuove collezioni proprio non riesco a starci dietro. Allora, questi due sono dei Velvet Matte, questo è il numero 24, messo a fuoco, sì, ed è questo bellissimo viola prugna, pazzesco, mega galattico, è veramente una cosa eccezionale. Scusatemi per le unghie, ma è un periodo veramente duro per le mie unghie, anche perché lì in negozio a volte dimentico i guanti, devo far pulizie, devo andare lì a scrostare il cemento, tutto il resto, e le mie unghie stanno andando a strabenedire, però vabbè. Allora, questo è il colore del rossetto, bello, 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 veramente. Questi ovviamente io non li ho ancora utilizzati, quindi non vi so dire in quanto alla durata, però insomma ve ne parlerò. Poi ho preso il numero 18, questo invece è più un color, come dire, rosso vinaccia, vedete? Bello, molto bello anche questo, bellissimo, vedete? Sono belli pigmentati, a me piacciono i rossettini di Essence, insomma, siamo intorno, questo il prezzo non me lo ricordo, ma pare 2,29€, 2,49€, qualcosa del genere, e poi ho preso il numero 21, che ha un nome, invece si chiama Très Chic. Eccolo qui. E questo invece è un marrone puro, un color cioccolato, insomma, per intenderci. Questo è veramente bellissimissimissimo, mi piace un sacco. Questo non è un matte, è una versione un po' più cremosa, però questi rossettini di Essence, voi lo sapete, anche questa formulazione qui così cremosa, una volta che poi la stendete sulle labbra tende un pochino ad asciugarsi e hanno questo effetto così leggermente matte. E poi ho preso un rossettino di Wet n Wild, tanto per cambiare, era uno dei pochi che mi, uno dei pochi, forse l'unico che mi mancava, l'unico a non aver preso, perché voi lo sapete, io ne ho comprati veramente tanti di questi, forse tutti. E questo è il numero il numero 24, va bene, Carrot Gold. Questo non ve lo faccio mettere a fuoco perché non lo metterà mai, troppo piccolino. Ed è proprio un colore arancio, non so quando lo indosserò, ragazze, perché io con i rossetti proprio aranciati non è che sto poi così tanto bene. Un color carota, esattamente. Vedete? Bellissimo. E vabbè, di questi che ve lo dico a fare, 2,95€, bellissimi, strepitosi, mega galattici. Poi sono stata da Kiko, saltino da Kiko. Cosa ho comprato? Vediamo chi indovina. Rossetti 3. Allora, ho preso uno dei smart lipstick, quelli che in questo momento non mi ricordo, stanno a 3,90€, qualcosa del genere, e questo è il numero 913. Questo rossetto l'ho visto in un video di una ragazza che io seguo, che è anche una mia amica, ed è l'Angela del canale Angie. Mua, tesorina mia, ti mando un grossissimo bacio, mi raccomando andate a trovare Angela sul suo canale, perché è una ragazza, a parte di una bellezza assurda, ed è comunque molto carina, una ragazza molto semplice. Lei faceva vedere tutta una serie in questo video di rossetti nude, se non ricordo male, e io mi sono innamorata di questo color labbra praticamente. Guardate quanto è bello questo rossetto, veramente veramente bello. Poi per il prezzo che hanno, e comunque gli smart lipstick li conoscete tutti, sono veramente degli ottimi rossetti. E questo è, scusate, come devo mettere? Eccolo, io litigo, ecco. E questo è il colore, vedete? È proprio bello bello, un bellissimo color labbra, un po' brillante, ma anche questi, come i rossettini di Essence, hanno veramente una durata ottima. E con Kiko abbiamo finito, se non erro, perfetto. Poi sono stata da... Madonna, vabbè, vi faccio vedere così perché c'è un po' un fritto misto. Sono stata al Tulipano e al Tulipano ho preso un po' di cosine. Aspettate che le tiro fuori così ve le faccio vedere tutte insieme. Allora, ho preso questa crema fluida per il corpo di Dermomed all'olio di argan. Io avevo già utilizzato della linea Dermomed il sapone liquido. Appena ho visto questa crema, ragazzi, ho detto la devo prendere. Tra l'altro l'ho pagata 99 centesimi. Ed è una crema con una profumazione paradisiaca. Questa l'ho già utilizzata, idrata tantissimo, e ha questo profumo di olio di argan
che poi man mano che sfuma diventa quasi una profumazione talcata, un po' cipriata. Mi piace veramente tanto tanto e insomma questo ve la consiglio. Sicuramente non è il massimo dell'Eco Bio e dell'Inci, però insomma a me piace, comunque idrata anche molto bene e quindi non vedo l'ora di continuare ad utilizzarla. Poi ho voluto acquistare questo prodottino qui per il viso, anche questo l'ho visto perché insomma io mi appassiono ai video delle altre ragazze e quando riesco insomma a seguirli, anzi anche per questo motivo insomma sono assente anche attivamente dal tubo, non riesco a seguire più di tanto proprio perché appunto ho queste giornate così cariche di impegni. Sul video e in un video di Isabella, Make Up Passion Flower, tesorina, ti mando un grossissimo bacio. Lei parlava molto bene di questo prodotto che è l'olio viso ecobiologico ad azione antietà illuminante mandorla e malva dei laboratori Omia. Questo prodottino qui. Allora, io l'ho già utilizzato perché avevo voglia di dirvi qualcosa. Allora, questo è un olio viso nutriente d'antietà. Come prezzo stiamo intorno ai 6 euro, 6,90 euro. È un olio per pelli normali, secche e sensibili. È un olio ecobiologico con olio di mandorla ed estratto di malva. Contrasta la comparsa delle rughe e uniforma l'aspetto del colorito della pelle grazie ad una preziosa selezione di oli antiossidanti. È un olio che si applica in pochissime gocce perché comunque è un olio, anche se è un olio secco che si asciuga abbastanza facilmente, ovviamente se abbondiamo la pelle del viso diventa veramente una maschera di cera, nel senso lucida lucida. Non so se l'accostamento delle due cose ci sta, però va bene. E, allora, può essere utilizzata appunto su tutto il viso, ovviamente va evitata la zona del contorno degli occhi. Io l'ho usato però, una volta l'ho usato applicato direttamente sulla pelle e comunque soltanto la notte, perché temo che di giorno, sotto comunque la crema, poi il trattamento quotidiano, sotto il fondotinta, tenda un tantino a lucidare. Sicuramente non è un prodotto adatto per le pelli grasse. Lo utilizzo la notte in sostituzione della crema da notte e devo dire che è un buonissimo prodotto, cioè l'effetto illuminante si nota proprio, cioè la mattina ho i tratti distesi, certo le rughe che ho me le tengo, non è che spariscono, però mi piace, è un buon prodottino, la pelle comunque risulta abbastanza idratata al mattino seguente, quindi questo è un prodottino che vi consiglio di provare, ovviamente a chi ha questo genere di pelle qui da normale a mista e non per chi ha la pelle grassa. Poi ho voluto prendere questo fondotinta qui. Chi ha visto il video sulla mia collezione make-up avrà notato che non avevo bisogno di comprare un altro fondotinta, però è più forte di me. È come se tra tanti fondotinta che possiedo non esiste il fondotinta perfetto, mentre in realtà c'è qualche fondotinta, uno o due fondotinta che per me sono veramente il top. Però io ho voluto provare anche questo di Debbie ed è il Matte & Perfect Fluid Foundation con fattore di protezione 15 oil free. Quindi assolutamente adatto anche a chi ha la pelle grassa. Questo che io ho preso è il numero 03 ed è quello che ho su oggi per realizzare il mio trucco. Allora, è un fondotinta molto molto leggero, facilissimo da stendere, super fluido, non ha una coprenza esagerata e diciamo che io ho provato, non ho tanta roba da coprire, però per potervi dire qualcosina in più ho provato a stratificarlo e devo dire che non fa assolutamente l'effetto maschera. La cosa che mi piace è, essendo un prodottino molto economico, costa 5,90 euro e non dura 12 ore, però devo dire che le sue 6-7 ore, bello tranquillo, a posto, con il viso opacizzato, diciamo le fa. Per cui insomma io questo ve lo straconsiglio, magari se c'è tra di voi qualcuno che sta iniziando a truccarsi da poco e magari non ha la possibilità di spendere una cifra importante per un fondotinta, chissà quale fondotinta, questo diciamo è un buon prodottino per cominciare e ha una buona, come dire, tenuta, insomma ve lo consiglio, oggi mi mancano le parole. Poi ho preso questo prodottino qui del quale mi piaceva assolutamente il pack, non l'ho ancora utilizzato quindi non so se l'aspetto, il discorso estetico poi corrisponde anche alla qualità del prodotto.
Comunque ve lo faccio vedere, è un blush experience multicolor di Debbie. Questa credo che sia una collezione uscita proprio da pochissimo. Io ho preso la colorazione 01, che è quella tendente al pescato, perché c'è una colorazione leggermente più rosata. Come potete vedere, quindi abbiamo questo color terracotta, è comunque una, come dire, una texture satinata. Poi al centro abbiamo questo color pesca albicocca e poi questo che è una sorta di color corallo. Deve essere carino utilizzato, diciamo, mescolando tutti insieme i colori. Mi piaceva l'idea, diciamo, di queste farfalline così in rilievo e quindi l'ho voluta acquistare. Anche qui siamo intorno ai 5,50€, 5,90€. E la collezione prevede anche dei lip gloss e poi, se non sbaglio, ci sono anche dei bronzer, però a me piaceva questo prodottino qui. Poi sono stata da Equivalenza, tanto per cambiare, ormai praticamente le ho quasi tutte. Ho preso un'altra body mist e questa è la Ambar, ed è una body mist all'ambra. Sì, ho letto bene, Ambar, sì. Ed è una body mist all'ambra. Allora, io possiedo anche l'Amber Romance di Victoria's Secret, è identico, praticamente identico, e costa la metà, perché queste costano 8,90€, invece le body mist di Victoria's Secret, dipende da dove le acquistate, le potete trovare a 13€, come le potete trovare a 16, come le potete trovare a 18, dipende appunto da dove le acquistate. È uno spray quindi profumato all'ambra, orchidea bianca e sandalo, un po' speziato, un po' così arabeggiante, e mi piace moltissimo, lo trovo perfetto anche per l'estate, perché non è per niente pesante, perché comunque è un'acqua profumata. Poi, scusate, sempre al tulipano, avevo dimenticato, io adesso che si avvicina la stagione primavera, estate, insomma, sono di nuovo in fissa col cocco, profumazioni di cocco, tiare, monoi e chi più ne ha più ne metta, e ho preso questo burro corpo nutriente con puro olio di cocco di Vito Relax. Non so se qualcuno di voi ha provato questa crema qui, questo burro corpo, io l'ho già utilizzato perché, insomma, volevo dirvi... qualcosina, vedete, si presenta così, diciamo che per essere un burro corpo non ha quella consistenza dei burri che sono un po' più corposi, e questa cosa, diciamo, che mi piace molto. Questo l'ho pagato, mi pare, intorno ai 6€ e qualcosa. Mi piace perché è molto più leggera come texture, ed essendo un burro corpo è poco grasso, per cui si assorbe con molta facilità, un effetto molto idratante e un profumo paradisiaco. Quindi questa veramente ve lo consiglio, soprattutto perché ha una buona consistenza, si assorbe facilmente, non vi lascia la pelle, diciamo, appiccicaticcia oppure grassa. Poi sono stata al Penny, finalmente, e al Penny ho preso queste due creme perché ne ho sentito parlare in tutti i video. Ho visto l'ultimo video della Valentina, la Valli 310, alla quale mando un bacio, se insomma vedrà questo video. Lei appunto mostrava dei prodottini di Avenida, perché c'è l'accentino, e io ho voluto prendere questi due prodotti qui, che non ho però ancora provato. Sono una crema viso idratante e una crema viso antietà notte. Questi due prodottini qui sono dei prodotti assolutamente ben formulati, super economici, perché stiamo nell'ordine dei 3€, 3,49€ come prezzo. La prima, che è questa crema viso idratante da giorno, è una crema con estratto di avena biologica, oli di mandorle, riso e burro di karité, adatta per pelli normali e miste. Mentre l'altra è una crema con estratto di melograno biologico, acido ialuronico e olio di avogato per una pelle levigata e rigenerata, e va usata di notte. Allora, vi faccio vedere ve ne faccio vedere una sola perché la confezione è uguale, cioè io penso 3,49€, un buon inci, dei prodottini insomma che possono essere utilizzati tranquillamente con un pack così spettacolare in vetro satinato, vedete, veramente un amore. Con il suo tappettino qui si presentano sotto forma appunto di cremine proprio semplicissime bianche, non vedo l'ora di utilizzarle, ma in questo momento no, perché effettivamente ho tante creme da smaltire, però insomma vi farò sapere come mi trovo anche con queste. E poi un'ultima cosina, sono stata da Lidl e ho visto questa cremina qui, mi pare che venisse 2,29€, della C&Med, è questa body lotion
molto delicata con una profumazione che mi piace tantissimo, questa non l'ho ancora utilizzata e niente, insomma vi farò sapere di questa, insomma ho visto parlarne sul tubo, quindi non so dirvi più di tanto. Comunque è una crema adatta per una pelle del corpo sensibile e secca, e io ho la pelle delle gambe comunque soprattutto durante l'inverno che è veramente molto 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 secca, e quindi anche questa qui. Adesso vi faccio vedere i tre capi di abbigliamento che ho acquistato e dei quali vi faccio passare anche magari qualche immagine, così ve li faccio vedere indossati. Allora, la prima cosa che vi mostro è questo pantalone qui. È un pantalone verde militare in questo tessuto così un po' effetto lavato, e vedete è un po' così sgualcito sulla parte inferiore, ma è proprio il modello fatto così, con le due taschine dietro, quindi molto molto semplice, un classico chinos, e questo l'ho preso da Chic & Pop e l'ho pagato 29,90 €. Io lo trovo veramente molto carino, mi piace l'idea di indossarlo in estate magari con una t-shirt, un gilet di jeans e un paio di All Star, mi piace veramente tanto. Poi ho preso al mercato a Pordenone a soli 10 € questa camicia, che secondo me è stupenda, in blu, vedete, in tessuto tipo georgette. Intanto ve la faccio vedere, diciamo, indossata, e ha la particolarità di questa manica così plissettata con, vedete qui, è una manica a tre quarti con il suo bottoncino, e dietro a sua volta il bottoncino con questa apertura. Cioè, ragazze, ditemi voi, 10 €, cioè neanche a farla. E poi sul sito di H&M, aspettate che la giro perché l'ho appesa al contrario, quindi adesso ve la faccio vedere. Il video comunque volevo che non venisse lungo, ma siamo già a 21 minuti e quindi vabbè, ormai è andata. Allora, sul sito di H&M, però l'ho preso reparto bimbi. Voi direte reparto bimbi? Sì, ho preso la misura più grande della misura da bambino, esattamente la 14 anni. Ho preso questa tutina che è una cosa spettacolare, guardate. Allora, il sopra tutto paiettato, così in questo bellissimo blu, vedete? Poi dietro ha questa zippina ed è una tuta, vedete, di quelle morbide, morbide, che vanno giù lunghe lunghe con la culisse sotto. Comunque anche di questa adesso vedete delle immagini, così indossata, ragazze, pagata 10 €. Non so, ditemi voi, la dovevo lasciare lì? No. E allora ragazze, il video finisce qui, ve lo giuro, non c'è più niente che devo farvi vedere. Spero insomma che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, e la cosa che insomma che mi piace anche questo è il fatto di poter tenere compagnia, insomma, a chi si sta preparando, a chi si sta truccando, a chi si sta rilassando. E fatemi sapere se anche voi avete utilizzato qualcuno di questi prodottini e soprattutto se avete prodotti da consigliarmi, da acquistare. E vi ringrazio veramente tutti quanti e tutte quante, vi mando come sempre tanti tanti bacini, se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!